Ciao a tutti e benvenuti finalmente nella Kernelcraft. Finalmente perché era da 3-4 giorni che non ci entravamo, o meglio voi, io di tanto in tanto ci entro per farmare e andare avanti, ma comunque questo episodio mi inizio già col dire che doveva essere il dodicesimo, ma invece è l'undicesimo, perché l'episodio che doveva appunto essere l'undicesimo e quindi non questo. Non è stato pubblicato e mai verrà pubblicato. Spiegazione la trovate nella sezione community del canale, dove infatti stamattina ho scritto un nuovo post e vi spiego tutto lì. Non ve lo sto a spiegare adesso perché non verrà mai pubblicato, tutti i problemi che ci sono stati. Quindi insomma andatevelo a leggere lì. Comunque vi faccio un attimino vedere i progressi che abbiamo fatto a partire da queste chest. Infatti sono piene, ma piene nel senso che sono piene di legno, cioè l'abbiamo per il resto della vanilla, quindi per altri 150 episodi. E allora, intanto facciamoci anche un'altra armatura perché questa è completamente andata. Io comunque non capisco perché devo per forza sempre fare i crafting automatici. Cioè, non lo so perché, però, regà, è così. Allora, mettiamoci queste cose, magari così che facciamo più in fretta. E adesso vi mostro per quale motivo abbiamo tutta quella legna. Qui non c'è il letto. Adesso appunto vi spiego il motivo. Qui ho messo la catena perché quel bambù ci stava malissimo. Cioè il bambù è bello, però attaccato alla lanterna un po' meno. Qui off camera ho preso uno zombie. Praticamente avevo fatto un mini fosso, l'ho fatto cadere qui, poi l'ho fatto salire quando avevo fatto la barchetta e l'ho messo nella barchetta. E ho dato un nome molto sensato, così non despona. E quando avremo le robe, diciamo, per curarlo diventerà un villager, essendo che non siamo vicini ad un villaggio e insomma in questa zona ancora non l'ho mai trovato. Pesce l'ho finito, quindi mi sono cotto un po' di carne. E adesso io direi un attimo di far passare la notte perché vorrei evitare di far esplodere tutte cose. E vi devo anche mostrare la prima mini farm che ho fatto nello scorso episodio, che appunto non verrà mai pubblicato. Questo ferro no, ce lo portiamo dietro perché potrebbe servire. E poi vi spiego il progetto che andremo a fare, spero nel prossimo episodio, ma non ne sono sicuro, perché oggi andremo a fare le farme di cibo non automatiche, ma delle semplici farme di cibo. Infatti mi sono preso delle cesoie e le foglie e i tronchi di quercia, perché ci serviranno per fare tutto il design, eccetera, eccetera. Ma adesso io in realtà non ho voglia di aspettare, quindi me la rischio e me ne vado là. Anzi, prima mi prendo un po' di grano perché ci serve appunto per la farm e noi ci vediamo là. Allora, non sono ancora di là, però sono qua per spiegarvi appunto quello che probabilmente faremo nel prossimo episodio. Ma non ne sono sicuro, perché potremmo fare la farm di creeper. Sono indeciso, raga, dobbiamo fare tante cose, davvero tante cose. Ma comunque, perché mi trovo qua? Perché qua immaginatevi una mega galleria super addobbata e dettagliata che ci porta di là senza dover scalare ogni volta questa giga catena montuosa che è veramente enorme. Sta anche sorgendo il sole, quindi very good. E insomma, voglio fare questa cosa perché almeno non devo scalare e vi garantisco che ci vuole tantissimo. Qui il recinto l'ho levato nello scorso episodio, che appunto non verrà mai pubblicato. E adesso sto andando anche qua per, a parte, continuare il progetto per le farm di cibo, ma anche per mostrarvi la mini farm di mucche, che non è molto efficiente. Probabilmente molti di voi già la conoscono e l'avete vista da altri youtuber. Non è troppo efficiente, ma di sicuro è meglio di quello schifo che avevamo prima lì nel recinto, che adesso ho tolto. Devo ancora togliere la farm di grano là davanti casa, che è veramente brutta. La toglieremo, però adesso ci serve, perché finché non costruiamo questa farm oggi, quella farm ci serve. Poi farm, tra virgolette. Comunque, adesso io vado sulla punta della catena montuosa e vi mostro il tutto. Ci siamo. Sono qua. Sono anche dovuta andare di nuovo là alla farm provvisoria per prendere l'acqua, così possiamo fare la fonte infinita. Sta ancora piovendo e comunque la render distance non è più a 10 chunk, l'ho messa a 15, così possiamo vedere tutto e non lag perché sono dei chunk già caricati. Lì c'è
lo spiazzo già preparato, cioè l'ho terraformato e nello scorso episodio l'avevamo iniziato a preparare, dove oggi costruiremo effettivamente la nostra farm di cibo. E comunque secondo me è un sito veramente bellissimo, perché qui ci sta la giungla, là ci sta, diciamo, le pianure, tra virgolette. Qua c'è questa catena montuosa incredibile a cerchio. Purtroppo sotto non c'è l'Ancient City, perché in live l'abbiamo visto. E qua c'è la savana, che è il peggior bioma. Comunque c'è la savana, di là non lo so, ma regà, se volete il seed mi dovete scrivere i tasti per mostrarvelo, perché se no non posso, diciamo, darvelo, perché appunto non so quali tasti servono per mostrare il seed. Poi quando me lo direte, perché appunto non lo so fare, vi darò anche le coordinate, però vi dico già che siamo distanti tipo 5.000 blocchi dallo spawn, quindi insomma è un po' complicata come cosa. Ma ce l'abbiamo fatta ad arrivare, che già qualcosa qua c'è il mio letto, che mi ero dimenticato di portare come al solito, e, cioè di portare a casa. E quella là è la farm di mucche. Come ho detto, l'avrete sicuramente già vista da altri youtuber. Spero sia così, perché non ho guardato tutorial niente, sono andata a memoria. Qui c'è la cassa con l'hopper per prendere gli oggetti, qui c'è una crafting, perché sì, da dietro si può salire per dare da mangiare alle mucche. E per chi non sapesse come funziona questa farm, molto dicevo, molto semplicemente dai da mangiare alle mucche. Quando sono più di 20 entità in un blocco, questo vale in generale praticamente, e inizieranno a prendere danno da sole, e dunque il loro e alla fine muoiono, e quindi il loro drop arriva in questo bowl. È molto semplice. Spero funzioni, ma comunque se la volete replicare è così, cioè non ci vuole tanto, ecco. Ma adesso ci dobbiamo concentrare a fare la farm. Lo spiaccio appunto è questo. Qui quando andremo sul touch leveremo questo schifo assurdo, osceno, spaventoso, ma spaventoso veramente. Tanto che vorrei levare questo schifo, quest'albero. Quindi adesso mi sa che lo faccio, anche perché ci servono un sacco di foglie di quercia, così ne prendo un po' con le cesuglie. L'albero è magicamente scomparso, anche se sono rimaste 2 foglie, non per causa mia, assolutamente no. Finalmente ha smesso di piovere e ora che ci penso abbiamo le cesoie, quindi possiamo fare questo. Ok, non si sono arrabbiate perché c'era il falò. Non c'è dato l'achievement, quindi grazie al gioco, ma comunque abbiamo qualcosina che appunto non ci fa schifo. E adesso dobbiamo iniziare appunto il progetto. Allora, la mia idea, che non è per niente sviluppata, proprio così, mi è venuta, è proprio la prima cosa che mi è passata per la testa e ho detto, boh, ci sta, facciamolo. Allora, praticamente dobbiamo fare i lati, diciamo le fondamenta esterne, con i tronchi di quercia, e poi rivestiamo i muri con le foglie. Il tetto non lo so, se avete delle idee scrivetemelo nei commenti, che mi fate un piacere. E quindi, cioè, in pratica è questo. Poi io in tutte le mie vaniglie, cioè le uniche che ho fatto da, cioè i miei mondi survival, diciamo, su Bedrock Edition da mobile erano praticamente, cioè queste, facevo queste cose, però facevo i muri tutti di foglie, che sono osceni, meglio se non ve li mostro, ecco. Quindi questa volta mi sono detto, dai, facciamo qualcosa di un attimino più carino. E ovviamente mi sono preso, vabbè, il grano e poi il cibo da Baby Shad, che sono le carote, come tutti ben sapete. Adesso bisogna mettersi qua e fare così. Io, regà, sviluppo la struttura finché non finisce il legno, perché state tranquilli, finirà assolutamente in meno di un nanosecondo, e sta anche facendo notte. Questa per ora è la base, molto molto brutta, ma c'era da aspettarselo. Spero venga una cosa carina. Qui appunto va a rivestire tutto con delle foglie. Qui diciamo ho fatto questa roba per evitare, diciamo, di, cioè voglio costruire lontano comunque da questi pezzi di terra. E qui vabbè ho lasciato uno spiazzo, e qua tutto l'interno sarà, diciamo, pieno di
di cibo, insomma, di grano, carote, patate, eccetera, eccetera. Barbabietole, credo di no, e qua sotto c'è il finimondo. Ovviamente non ho messo le torce, adesso devo un attimo prendere della terra per tornare di sopra. Potrei metterci delle torce, ma dettagli. Adesso io le case radico un altro po' di un altro paio di alberi, tipo quelli là o quelli là, insomma, adesso vedo. Prendo anche le foglie che ci servono con le cesoie magari e poi vediamo insomma un po' come viene il tutto. Momento pillager. E quello lì c'ha anche una balestra incantata. No, dai, no, però, ma perché? Siete proprio degli infami, ma ce la fate? Ma ci sono accorti? No, io non lo so, veramente. Bravi, colpitevi tra di voi, che non sarebbe male. E io, se devo essere sincero, ho paura di morirci, perché non sono poi così pochi, ecco. Certo. No, raga. Allora, sto rischiando un attimino, eh. Ok, bravo. Sei morto. Ma. Oh. Allora, la balestra incantata non me l'ha droppata. Ah, questa non l'ho presa perché c'avevo l'inventario pieno. Vabbè, qui questo mi ha fatto rovinare questo pezzo di legna. Quindi, raga, devo prenderlo. Anzi, rimarrà lì ed esponerà. Qui sono andato, diciamo, un attimino avanti con la struttura, passando in mezzo alle api. Ma questo, ovviamente, poi lo leveremo, ve l'ho detto. E io inizierei anche già a mettere un po' di foglie, come muri ovviamente. Qui devo fare un attimo una specie di curva, andare in qua e procedere perché sennò si scontra con questo terreno, diciamo. Però, raga, tutto sommato pensavo peggio. Come ho detto, il tetto non so se farlo senza niente oppure con del vetro o con delle foglie. Fatemi sapere, oppure se avete un'idea migliore, regà, scrivetemelo nei commenti. Allora, io come ho detto adesso vado un attimino avanti. Allora, questo è per ora il risultato. Ovviamente dovremo fare un mega giga ingresso incredibilmente bellissimo che credo che faremo in questa parete, che è anche la più lunga. Adesso mi vado un attimo a sradicare qualche altro alberello qui o là. E poi in teoria andiamo a chiudere il tutto con le ultime foglie, ne abbiamo ancora un po', e poi iniziamo quindi ad arare il campo e tutte le solite cose molto molto classiche. Voi, come ho detto, fatemi sapere che cosa volete che io ci metta come tetto, o se avete appunto dei consigli, fatemelo sapere. E poi iscrivetevi perché, regà, siamo quasi 300 iscritti e mica male. E poi domanda flash, tattica incredibile mentre sradico l'albero più grande che potevo trovare. Voi preferite l'inverno o l'estate? Io preferisco l'inverno, ma tipo di tantissimo. Anche perché, a parte che ultimamente, vabbè, fa un caldo assurdo, ma dettagli. Preferisco l'inverno, regà, perché a parte, cioè, tipo quando state al telefono, no? C'è il telefono che si surriscalda tipo istantaneamente, ci metti una mano e non te la ritrovi praticamente. Ecco, il mio telefono in questa estate praticamente era in quella condizione. Dopo 5 minuti che lo usavo, a parte la notte, era non lo so, una roba spaventosa. E quindi quello è uno dei motivi per cui preferisco l'inverno. Ma poi comunque in generale, intanto abbassiamo perché adesso farò rumore. Ma dicevo, preferisco l'inverno anche perché la neve secondo me è molto meglio e insomma ti ci diverti di più che la sabbia, perché è vero, con la sabbia ci puoi fare un sacco di cose, eccetera, eccetera, però la sensazione di tirare le palle di neve fortissimo addosso agli altri è una roba indescrivibile. E intendo quando io tiro le palle di neve super giganti addosso a mia sorella, super forti, e lì regà, è molto divertente. Tanto lei non guarda i miei video, quindi sono un attimo tranquillo, non mi verrà a dare la caccia per questa cosa che ho detto, ma dettagli. E poi comunque, regà, non potete negare che la sensazione che si prova quando hai un freddo bestia,
E allora ti prendi qualcosa di caldo da bere, ti metti a letto e ti guardi un bel videozzo tattico, cioè, regà, è il paradiso praticamente. Ed è una roba veramente fantastica. Comunque, io sradico questi alberi e poi si prosegue e si conclude la struttura. Ho fatto tutto, cioè, la struttura è pronta. E qui stavo un attimo levando queste foglie per dare, diciamo, spazio al mega ingresso incredibile, che non è una roba troppo elaborata, ma ci può stare. Qui devo levare questi fiori orribili e metterli da un'altra parte. L'alveare, appunto, quando avremo Silk Touch, lo leveremo. La legna ci basta giusta giusta, quindi very nice. Per ora è così, poi ci mettiamo i cancelli, lo, diciamo, dettagliamo, ma per ora, regà, ci possiamo accontentare. Qui intanto iniziamo a mettere le foglie per tappare e sentite, questi fiori li levo e li pianto qua fuori. Ok, perfetto. Così, insomma, qua possiamo per il momento un attimino chiudere. Non rompo questo blocco di terra perché sennò si rompe tutto e questo non te lo ridà, poi lo devi solo ricraftare, quindi è un disastro. Posso, con la cesoia che non ho, quindi me la crafto, prendere il miele e noi lo prendiamo perché ci servirà. Quindi eccolo. Ce ne abbiamo 6 di favi che non ci fanno schifo. Questo me lo porti di fuori adesso. Comunque ne abbiamo fatto accoppiare 4, quindi dovrebbero essere tipo 6 o 7, una roba del genere. E appunto quando saranno più di 20 ci daranno una roba molto interesting. Ma per ora ci possiamo accontentare. Comunque sì, ne abbiamo accoppiate 4 perché abbiamo usato 4 di grano. Possiamo dormire, gioco dice no. Legna non ne abbiamo per fare i cancelli e io, regà, adesso mi diverto a mettere tutta l'acqua a giro e adesso però devo anche fare un attimino una fonte d'acqua infinita che tutti fanno quadrata, io la faccio così, non so per quale motivo, l'ho sempre fatta così, ma va bene. Io comunque, come ho detto, vado un attimo a mettere l'acqua in tutti i vari punti e noi ci vediamo tra 100 anni, per me ovviamente. Signori, è quasi completa la nostra farm. Questo, diciamo, è il risultato quasi finale. Qui devo metterci delle slab, anche se adesso non ho legno, ma lo faremo. Ma una curiosità. Ma se io faccio così, non casco in acqua e l'acqua irriga lo stesso. O sbaglio? Non ci ho mai provato, non ci ho mai pensato, veramente mi è venuto in mente adesso che parlavo. Ma effettivamente, cioè, ho sempre fatto quelle slab, diciamo, a raso terra, quindi metà blocco d'acqua lo occupavi con le slab e il resto irrigava. Però effettivamente anche così è carino e ci può stare. Qui c'è un buco, non so perché. E quindi dovrebbe irrigarsi comunque il terreno. L'ho messo un po' a random, questi, diciamo, pozzi d'acqua, ma va bene. Questo me lo zappi, termine molto professionale. Adesso dobbiamo prendere i nostri semi, quindi anche le carote, e iniziare a piantarle. Tanti semi, perché sì. A casa credo di avere delle patate, insomma, se ce l'ho nel prossimo episodio le piantiamo. Adesso non c'ho voglia di andare a prenderle. E sto registrando da un'oretta buona, direi proprio di sì. Come ho detto, poi fatemi anche sapere nei commenti se il tetto. Cioè, co come secondo voi dovrei fare il tetto? Perché secondo me, cioè, per me lo possiamo anche lasciare così, poi voi fatemi sapere. Ok, volevo alzare il volume. Adesso io inizio a piantare i semi come se non ci fosse un domani, e quindi forse tra mezz'ora avrò finito. E devo anche dire che è la farm, diciamo, di cibo più grande come hai fatto da quando gioco. Non sto scherzando. Un'altra cosa che volevo dire, che non so se vi ho già detto, è che in questa valle, vicino a quella farm di mucche, farò tante altre piccole farm di animali, perché appunto non voglio fare le fattorie giga enormi che richiedono un sacco di materiali. Nel prossimo episodio poi vi ricordo che o facciamo la farm di creeper, non so se abbiamo tutto però, oppure facciamo il mega traforo barra galleria barra tante cose. Per, diciamo, collegare questa zona all'altra, così almeno ce la semplifichiamo di tantissimo, perché se no è una cosa veramente impossibile.
A quanto pare i semi non ci basteranno, credo, perché sono veramente tantissimi. Poi l'esterno, regalo, decoreremo con calma, non in questo episodio, penso, ma nemmeno nei prossimi. Insomma, regà, con calma faremo tutto. Questo lo... Ok, fai così, ecco. E mi dà 12 favi, ma ci posso fare la tintura gialla con i favi? No, ci ho sperato per un attimo. Vabbè, come ho detto, io vado un attimo in avanti. Ok, abbiamo piazzato tutto il piazzabile, non ho più semi di alcun tipo. Adesso andiamo a dare da mangiare le mucche, così nel prossimo episodio scopriamo se effettivamente la farm funziona, probabilmente sì. Comunque, qui manca un seme, quindi prendiamolo da qua e mettiamolo qua, perché sennò poi ci dimentichiamo di prenderlo. Le, diciamo, varie cose che andiamo a piantare, le andiamo a piantare un po' a random, anche attaccate, perché a parte che secondo me viene carino. Ma poi, raga, chi se ne frega, alla fine non è la fine del mondo. Ora, però, come ho detto, andiamo a dare da mangiare alle nostre amiche mucche. Ok. Vediamo, sì, ok, hanno fame, meno male. Accoppiatevi. Ma in teoria hanno mangiato tutte, ok. Dovrebbero essere più di 10, questo è poco ma sicuro. Quindi, insomma, nel prossimo episodio, in teoria, scopriremo se la farm funziona. I secchi adesso me li riempio un attimo d'acqua e questa la andiamo a tappare. Come ho detto, l'esterno, regà, andremo a decorarlo, a fare tutte cose. Qui ancora manca il cancello. E mi sono deciso nel prossimo episodio, regà, farm di creeper. Perché con la TNT, cioè per fare le TNT, per scavare la galleria e per trovare la netherite in futuro. Quindi farm di creeper super, super utile e anche per fare i razzetti per l'itra che ci serviranno in futuro. Comunque, per ora noi ci fermiamo qua perché comunque io sto giocando da un'oretta buona, forse anche di più. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Off camera andrò a piantare il resto della roba, se ho le patate anche le patate. Voi, come ho detto, scrivetemi nei commenti suggerimenti per il tetto perché io non ho idee. E beh, ciao ciao!